secondo video di Farming Simulator 2015. Oggi siamo qui, dopo lunghe e lunghe ricerche, finalmente ho trovato forse una piattaforma, un tavolo per usare in modo abbastanza normale la cimatrice, perché come ben sapete, se avete già provato, è una cosa quasi impossibile utilizzare, perché salta, perché si sposta, perché non prende bene il tronco, ne ha, ha veramente tantissimi errori secondo me ancora, questa qua. Anch'io l'ho provata e una volta salta, ho provato a fare pezzi piccoli ma non li prende, pezzi grandi li ballano, e è veramente una cosa impossibile utilizzarlo in modo normale. Però adesso ho trovato questa piattaforma qua, non so se la vedete, mi è venuta un po' l'immagine, che ho provato prima e sembra che non li tira dentro tutto interamente, però ci va molto vicino. Adesso la proviamo subito insieme, io ho già provato prima con un piccolo pezzo, però non... E l'ha fatto, adesso riproviamo. Allora prendiamo la nostra ruspetta qui, intanto mi scuso se in questi giorni non ho caricato video, ma ho avuto diversi problemi con il registratore, perché avevo registrato almeno un 20 minuti di video e poi ho scoperto che non funzionava il registratore, quindi ho buttato via più di mezz'ora di tempo. Adesso vediamo. Ok, qui l'abbiamo posizionato. È un casino poi perché questo qua, la macchina qua della cicatrice non sta accesa se qualcuno non è sul trattore. Secondo me bisognerà fare qualcosa tipo un manomination, o trovare un trattore che sta acceso, no, che si accende non quando si sale ma quando si... sto premendo io, perché col fatto che non sta acceso è veramente un gran casino. Allora proviamo ad accenderla. Schifosa questa cosa, schifosa. Allora, come possiamo fare? Adesso farò pausa un attimo per vedere se riesco a muovere questa situazione. Rieccoci qua, ho dovuto, come vedete, tirare il tronco perché non riusciva a prenderlo. Quindi adesso riproviamo partendo dalla parte più grossa. Riaccendiamo la nostra macchina. Ok, adesso vediamo, dovremmo tirarcelo appena più dritto, ma porca miseria queste schifezze, dico, hanno fatto un gioco quasi perfetto e mi fai tutti questi disastri con una cippatrice. No, non ce la fa, non ce la fa. Adesso non so, non ce la fa a prenderla, porca puzzola. Ok, forse adesso ci siamo davvero. Stringiamo appena. Ok, avviciniamoci un po' alla...
Questa cosa qui è davvero... Dobbiamo mollargliela qui. Ecco. Adesso sta sparando un po' dove vuole. Però come vedete più o meno funziona. Perché ho messo su un intero albero io adesso. Adesso vedrete che come arriva a un metro e mezzo alla punta si bloccherà perché non... Perché non gli piace la storia. Comunque vi metto il link in descrizione di questo qua e comunque sto controllando anche quasi due volte al giorno su Modoster e sui soliti siti di mod se esce qualche tavolo un attimino più comodo. Io personalmente, se fossi in grado, ne farei uno che è collegato con il con la cippatrice, si muovesse anche il tavolo per ritirarselo dentro meglio, o una cosa dove sta esattamente il tronco e che se lo tiri dentro, perché altrimenti, fidatevi, io ho provato più e più volte con pezzi, come vedete questi qua sono tutti i pezzi che ho tagliato, non li ho fatti con lo Scorpion per stare più comodo. Ecco, infatti, adesso che siamo alla punta, boom, si blocca. Quindi, o è proprio fatto così, ma a me sembra così strano, perché quelle della realtà lo cippano tutto il tronco. O è la macchina qui cippatrice che non vuole funzionare in una maniera normale. Perché come... Poi ho anche notato un'altra cosa. Quando si va per, ecco, se io lo tengo così sembra che gli piaccia un po' di più. Comunque ho notato, ecco, adesso uno perde e mi lascia fuori questo stuzzicadente qua. Comunque ho notato un'altra cosa, che quando vado a chiudere e a riaprire il gioco trovo alcuni attrezzi spostati un po' sopra, un po' sotto, un po' sotto sopra, e devo sempre andare a resettarli, andare a prenderli e tira e molla. Quindi secondo me la mappa in sé anche ha qualcosa che non va. Comunque vi lascio con questa bella immagine di un tronco buggato dentro la cippatrice. Vi metterò il link in descrizione di questo tavolo per cominciare, e lo troverete negli oggetti posizionabili delle mod. Vi faccio vedere, visto che oggetti posizionabili, ed è questo qui, e voi potete andare a metterlo quasi dove volete. Ecco, teoria lo posso mettere in azione. Boh, vi consiglio comunque di lavorare in piano, perché non altrimenti è impossibile lavorare. Benissimo, ciao a tutti e al prossimo video.